Nella 14ª giornata di campionato il Campobasso ospita la Gioventù Calcio Dauna. Partita tra la prima e la seconda della classe, big match di giornata. Con le immagini passiamo alla cronaca della partita. Nel primo tempo solo Campobasso con la Dauna che resiste per i primi 30 minuti. Comunque la squadra di Chiarella dimostra una buona organizzazione di gioco e tattica. Al secondo ci prova Vitelli dopo una bella incursione di Guglielmi, ma calcia malamente sopra la traversa. All'ottavo ci prova lo stesso Guglielmi, ma calcia ampiamente al lato. Al 30esimo ancora il fantasista di Mirabello, ma è bravo ancora una volta Stango. Il fortino degli ospiti crolla al 35esimo quando Vitelli parte in azione individuale e dopo aver seminato il panico nell'area avversaria piazza la stoccata vincente. Vitelli che dopo il gol verrà ammonito per esultanza reiterata. Il primo tempo termina qua con un Campobasso cinico e un buon Dauna, soprattutto nella fase difensiva. Il secondo tempo si riapre con il Campobasso all'attacco e al primo ci prova di testa Lazzarini, ma la torsione va alta sopra la traversa. Al 12esimo primo sussulto per gli ospiti con Berardi, ma la palla va fuori. Al 17esimo ci prova Pipoli, ma la palla va alta dopo una bella azione da destra a sinistra. Dopo queste azioni arriva il momento dell'assolo del Campobasso con Cianci, neo entrato per Mauriello, che ha diverse occasioni sui piedi. La prima occasionissima arriva con Cianci, ma il giovane rossoblu colpisce il palo a portiere battuto. Un minuto dopo viene espulso Guglielmi, forse in maniera esagerata per un fallo da giallo, e il Campobasso resta in 10, ma nonostante ciò ha un altro paio d'occasione sempre con il baby Cianci. La prima al 40esimo, ma il mancino del numero 17 va largo e sfila sul fondo. Poi qualche minuto dopo, quando non riesce a trovare la palla in scivolata, subbella l'assist di Palumbo. Infine c'è l'occasione anche per Lazzarini che colpisce la traversa quasi a fine partita. Il Campobasso vince meritatamente e si candida sempre più come protagonista solitaria del campionato.